amici, ben trovati, come state? Oggi andiamo a realizzare insieme il mio gelato alla Nutella e al caramello, ma prima iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E poi vi ricordo che nel box informazioni sotto il video trovate l'elenco dettagliato di tutti gli ingredienti e passate anche nei commenti, anche semplicemente per farmi un saluto o qualche richiesta. Quindi amici, buona visione a tutti e a presto alla prossima ricetta! In una ciotola capiente ho messo 500 ml di panna vegetale, quella già zuccherata, e inizio a montarla con le fruste elettriche. Vedo che la panna inizia a montare, inizio ad inserire, ad incorporare 350 ml di latte condensato. Io vi lascio il link in alto a destra del mio latte condensato fatto in casa. A questo punto vado ad incorporare 3 cucchiai colmi di Nutella e vado ad inserirli con le fruste elettriche. Per farlo variegata la Nutella basterà mettere dei cucchiaini di Nutella e farli cadere così nel composto. Adesso con il dorso di una cucchiarella di legno andate a fare questo lavoro in modo che la Nutella non si scioglierà nel composto, bensì si andrà a mischiare a pezzetti. Vado a versare tutto il composto in un contenitore ermetico da congelatore. Chiudo e trasferisco il tutto nel congelatore per almeno 4 o 5 ore. Per fare il gelato al caramello dobbiamo mettere un barattolo di latte condensato in un pentolino coperto di acqua. Lo mettiamo a sobbollire per 3 ore e poi lo lasciamo raffreddare. Forse 3 ore e poi lasciato raffreddare andiamo a aprire il nostro latte condensato e abbiamo trovato il caramello. Ciotola, andiamo a mettere 500 ml di panna fresca e andiamo a montarla con le fruste elettriche. Dobbiamo lasciarla leggermente morbida. A questo punto, quando vedete che la panna comincia a essere quasi montata, andiamo ad incorporare il nostro latte condensato caramellato. Quindi adesso vado ad incorporare sempre con le fruste elettriche il nostro caramello. Tutto il nostro gelato al caramello in una ciotolona o in un contenitore. Questo gelato rimane morbidissimo. Vado a mettere nel congelatore per almeno 3 o 4 ore, ma potete prepararlo anche e lasciarlo nel vostro congelatore chiuso in un contenitore ermetico anche per più giorni e sarà comunque morbidissimo. Quest'altro è il nostro gelato, morbido anche questo, alla Nutella.